Jessica, il capo del ristorante che seguiva ormai da molto tempo, fece una proposta abbastanza disonesta, che però altre persone non avrebbero rifiutato. Mario era diverso dagli altri e perciò rispose in modo sorprendente, lasciandola senza parole. Mario era una persona umile, da sempre con i piedi per terra ha cercato di vivere per se stesso senza dare fastidio a nessuno, però dando un occhio di riguardo a suo fratello Harold, per lui avrebbe fatto qualsiasi cosa e si era preso una grande responsabilità, pagare i suoi studi universitari. Un giorno però si accorse che il peso della retta universitaria stava diventando insostenibile, non era in grado di continuare, perciò avrebbe avuto bisogno di un buon lavoro. Aveva fatto molti lavori part time per mantenere lui e suo fratello, da quando i genitori sono morti. Infatti quando lui aveva 18 anni erano stati coinvolti in un incidente stradale e Mario decise di prendersi cura di suo fratello, ovviamente perché gli voleva bene con tutto il cuore e non voleva lo mandassero in qualche comunità. Si fece un mazzo incredibile per riuscire a trovare subito lavoro e dimostrare agli assistenti sociali che era capace di prendersi cura di lui. Un giorno quindi trovò lavoro nell'azienda di un'imprenditrice molto importante, una certa Jessica, dopo aver fatto per anni dei lavori part-time. Jessica aveva molti ristoranti e attività secondarie, oltre quella di ufficio di marketing in centro. A lei piaceva più gestire i ristoranti e perciò selezionava personalmente le persone da assumere. Lui vide una grande opportunità lì, smise così di fare lavori part-time per un full-time che desse una buona retribuzione e andò a fare il colloquio. Le cose andarono benissimo, ma Mario notò come Jessica fosse molto furba e facesse spesso domande a tranello. Chiese perfino della sua vita, ma lui rispose senza lamentarsi. Raccontò della sua esperienza e delle sue tristezze. Jessica infine lo assunse dicendo: «Mi aspetto molto da te. In futuro poi potrei farti una proposta come ho fatto ad altri abbastanza bisognosi come te. Se saprai rispondermi bene, sappi che la tua vita migliorerà». Non capì benissimo in quel momento e tornò a casa. Almeno era felice, avrebbe lavorato come cameriere e nelle cucine di un ristorante importante in centro. Le entrate erano sempre alte e lui era disposto veramente a fare qualsiasi cosa per riuscire a racimolare soldi per suo fratello Harold. Aveva perfino ipotecato la casa dei genitori per riuscire a mantenere uno stile di vita almeno decente e non da fame. Iniziò così le sue giornate piene di cose da fare. Andava a lavoro la mattina e tornava molto tardi la sera. Non aveva un mezzo di trasporto, quindi era tutto molto faticoso, specialmente il tragitto la sera, per tornare con un autobus pieno di persone e a volte gente strana. Nella sua città tutto poteva accadere e doveva sempre portarsi un coltellino dietro per non farsi rapinare. Un giorno sognava di andarsene via con suo fratello, che magari iniziava a fare un bel lavoro da laureato, e lui nel suo piccolo lavoretto part-time. Sperava in una vita semplice, senza troppi problemi economici, ma ahimè, quel giorno era molto lontano. La sera Harold era sempre lì ad aspettarlo per la cena dopo aver cucinato. Parlava con lui e gli chiedeva delle sue giornate, ma Mario non rispondeva mai sinceramente. Preferiva non far pesare nulla a suo fratello e non parlava mai delle cose brutte, anzi, mentiva. Ma anche quando le cose andavano male, lui diceva che era tutto a posto. Comunque sia, di tanto in tanto prendeva i libri di gestione economica di suo fratello e li leggeva, giusto per passare il tempo. Non aveva avuto una grande istruzione nella vita e ciò gli metteva sempre molta tristezza. Perciò quando poteva divorava libri su libri e la sua conoscenza era pari a quella di suo fratello al primo anno di università. Anche quest'ultimo era colpito dai suoi progressi. Tutto ciò, senza nemmeno volerlo, gli servì moltissimo a lavoro, nel ristorante di Jessica. Un giorno, dopo soltanto 6 mesi di lavoro, il direttore del ristorante ebbe problemi a gestire la contabilità. Mario entrò in un ufficio per chiedere un permesso di lavoro e casualmente vide il direttore in difficoltà. Essendo buoni amici, chiese se avesse bisogno di aiuto e lui, con tono sarcastico, rispose: «Beh, se mi dici dove sono finiti questi soldi nel bilancio, sì». Mario però la prese seriamente e cercò bene. I soldi non c'erano più. Calcolò nel giro di 5 minuti le perdite e le entrate e vide che i soldi erano spariti completamente. Molto probabilmente del tutto spariti. Lì il direttore ebbe come un risveglio. Capì che qualcuno alla cassa si stava tenendo del denaro. Qualcuno di così stupido da fare però gli scontrini prima di prendere questo denaro. Ringraziò Mario e nel giro di 2 settimane licenziarono l'indipendente colpevole. Il direttore riferì le capacità a Jessica, che rimase molto colpita. Passarono da lì 2 anni. Harold era all'ultimo anno di università, ma avrebbe voluto fare anche il master. In questo caso però i soldi non ci sarebbero stati e Mario dovette dirglielo. Il fratello si arrese all'idea, ma Mario decise di non arrendersi e vedere se qualcosa sarebbe stato fattibile. Cominciò perciò a cercare un altro lavoro da fare la notte. Capì che non era però una cosa fattibile. Sfortunatamente fare un lavoro full time e uno part time la notte l'avrebbe sicuramente distrutto. Si convinse infine di non dover fare certe cose per non risentirne e continuò la sua vita, ma le sue capacità non passarono inosservate. Ogni settimana il direttore chiedeva l'aiuto di Mario per compilare la logistica e lui era sempre in grado di risolvere le situazioni più difficili. Finché un giorno il direttore non gli disse che stava per andare in pensione e che sarebbe stato il suo momento. Era fiducioso.
del fatto che lui avrebbe potuto prendere il suo posto. Contento come non mai, continuò a impegnarsi e infine il terzo anno, quando poi suo fratello stava per finire l'università, arrivò la proposta. Jessica lo chiamò nel suo ufficio e iniziò il lungo discorso spiegandogli della questione del direttore in pensione e altro, ma quando arrivò ad un momento particolare le cose divennero molto tese. «Allora Mario, mi ha proposto di metterti come direttore nuovo al posto suo. Io mi fido del suo giudizio e sono intenzionata a farlo, ma avrei bisogno di una cosa da te, una cosa che fanno tutti i miei direttori. Di tanto in tanto dovresti tipo nascondere dei soldi dagli azionisti. Essendo attività secondarie preferirei non dover dichiarare tutto, capisci? Il vecchio direttore lo faceva e ovviamente mi aspetto lo faccia anche tu, ma se non sei disposto, dovresti scordarti tutto ciò. Ah, ovviamente neanche una parola dovrà uscire da qua. Ti do, diciamo, un paio di giorni per rifletterci». Sconvolto uscì dall'ufficio. Com'era possibile? Ma lui non sembrava una persona del genere. Rifletté molto sul da farsi, perché non voleva rifiutare subito. A casa c'era bisogno di soldi e con un lavoro simile avrebbe sicuramente pagato pure il master a suo fratello Harold. Quest'ultimo era tornato una sera molto triste, ma avrebbe voluto approfondire i suoi studi. Vedendo il suo sguardo, Mario andò un attimo in confusione. Avrebbe dovuto farlo per davvero? Ma lui non era così. Come avrebbe potuto mentire ogni mese sulle entrate? Perché poi, proprio a lui, Jessica stava per caso sfruttando la sua debolezza, cioè il bisogno di soldi per suo fratello? Ma proprio in quel momento gli venne in mente una cosa, una vecchia memoria. I suoi genitori il giorno prima di morire gli dissero: «Mario, tu e Harold siete i nostri tesori e c'è una cosa di cui siamo veramente contenti. Non so come, ma siete cresciuti con sani principi e una bontà invidiabile. Anche se il mondo si dimostrerà crudele e difficile, tenete ben saldi i principi che avete. Non dimenticatelo mai. Diventare avidi e cattivi per altre persone non conviene mai alla salute. Andando avanti con gli anni potreste pentirvene. Quindi crescete sani e forti e con la bontà che vi ha sempre contraddistinto dagli altri». Pianse quella notte ripensando ai suoi genitori e infine prese la sua decisione. Il giorno seguente in ufficio da Jessica disse subito tutto. «No, mi dispiace, non posso. Ai miei genitori non piacerebbe, sicuramente nemmeno Harold vorrebbe che io pagassi in questo modo i suoi studi. Mi arrangerò in qualche altro modo e se vorrà licenziarmi, non c'è problema, faccia pure. Ma non posso proprio. So che nemmeno il vecchio direttore era così. Mi ha chiesto di trovare dei soldi scomparsi una volta e ha fatto licenziare la persona colpevole». Jessica sorrise e gli disse la verità. «Grazie, mi hai dimostrato che esistono persone buone. Era tutto un test per capire se saresti stato adatto al ruolo. Per me è un'attività secondaria, il ristorante, è vero, ma in realtà ci tengo tantissimo. Era il mio sogno da piccola averne uno. E per questo non mi andava di affidarlo a mani corrotte. Voglio sia un'attività pulita e bella, come me l'ero sognato da piccola. E il motivo per cui il vecchio direttore ha fatto così è perché sapeva tutto. Sapeva tutto ciò, e anche lui aveva fatto il test. Se mi avessi risposto di sì, ti avrei licenziato in tronco. Grazie». La bontà di Mario l'aveva ripagato infine. La sua risposta fu quella più giusta e fu la risposta più sincera della sua vita. A volte siamo in difficoltà e veniamo corrotti dalla società. A volte ci sentiamo in obbligo per forza di fare determinate cose per stare bene, ma non esistono obblighi. Se vogliamo essere diversi dagli altri possiamo. Non dobbiamo per forza seguire la massa e dimostrarci per ciò che non siamo. Spero la storia di oggi vi abbia fatto riflettere e ci sentiamo alla prossima, gente.